Bentornatemi ombre su Animal Crossing New Horizons. Allora, vi avevo annunciato un paio di giorni fa, quando vi ho portato il video dell'aggiornamento estivo, che oggi, domenica, vi avrei portato il video relativo ai fuochi d'artificio, visto che non abbiamo avuto modo di provarlo nello scorso episodio, in quanto vi ricordo che i fuochi d'artificio saranno presenti solo e soltanto le domeniche di agosto a partire dalle ore 19. Ovviamente adesso io ho mandato avanti un attimino l'orologio della Switch per arrivare alle 19 in modo da potervi portare questo video il prima possibile, insomma, anche se è uscito comunque un po' in ritardo rispetto al solito. Allora, innanzitutto sentite sta cosa? Fuochi d'artificio, eccoli qua. Va bene, allora, non vedo l'ora, sono molto curioso di provarli. Premia ed entriamo. Vediamo se Fuffi ci annuncerà qualcosa relativo a questo mini evento. Oppure no? L'altra volta, per esempio, con il nuovo aggiornamento non aveva annunciato assolutamente niente. Chissà se questa volta cambierà. Forse sì, visto che c'è un nuovo, tra virgolette, personaggio che arriverà sull'isola. Buonasera a tutti, qui da tanti sono le 19.11. Stasera terremo un festival speciale nei cieli della nostra amatissima Atlantide. Indovinato, è uno spettacolo di fuochi d'artificio e le sorprese non finiscono qui. Potrete parlare con gli amici e partecipare a una lotteria sotto un cielo illuminato da mille colori. Lotteria! Oggi sarò in piazza a distribuire speciali pensierini e ad accettare idee per i fuochi personalizzati. Da tempo il mio lavoro non mi portava fuori dal centro servizi. Che opportunità fuffissima! E ora passiamo agli altri annunci di oggi. Va bene. Capraldo. Perfetto. Si è unito, ragazzi, un nuovo personaggio senza che io gli dessi la possibilità di unirsi. Che bello. Va bene. Qui ogni tanto qualcuno se ne va e qualcun altro arriva senza motivo. Mamma mia, che spettacolo. Bellissimo. Allora, naturalmente, ragazzi, nell'episodio precedente mi avevo anche lasciato il mio codice sogno per venire a visitare la mia isola. Lo so benissimo che è un po' disordinata, non è completa, eccetera. Però ve l'ho voluto comunque lasciare. Se per caso voleste prendere spunto da qualcosa, insomma, vabbè, qualcosina di carino penso di averla. Anche se appunto è ancora molto in fase di completamento. Allora, intanto buttiamo via qui la solita roba. Sonia ci dà qualcosa. Caricato il sogno, ok. Catalogo Nuke, via. Banca Nuke, via. Perfetto. Apriamo qua. Vediamo. Coupon onirico. Cos'è il coupon onirico? Serve nei sogni? O serve... No, il coupon onirico non credo serva all'aeroporto. Non lo so, ragazzi. Questa cosa non la sapevo. Comunque, che bello. Andiamo in piazza, vediamo, perché sicuramente ci sarà qualcuno ad attenderci. Ha parlato di una lotteria e di fuochi d'artificio personalizzati, che in effetti si vedeva già questa possibilità all'interno del trailer relativo al nuovo evento. Ecco il volpolo. Maledetto. Va bene. Allora, guardate quanta gente. Intanto parliamo con Fuffi. Lo spettacolo pirotecnico è iniziato. Sono felice che tu sia qui con noi, Shadow. Ho qui un pensierino per tutti coloro che hanno partecipato all'evento di oggi. Wow, grazie. Un cappello? Brillerai quanto i fuochi d'artificio in cielo quando indosserai il tuo paio antenne stelle. Con il vantaggio che sarai molto più visibile. Di notte qui è piuttosto buio. Basta, Fuffi? Tutto qui? Ah no? Ok. Ah, perfetto. Qua si possono creare, a quanto pare, i fuochi personalizzati. Vediamo. Speravo di sentirtelo dire. Posso dare un'occhiata? Ok. Oddio. Dovrei creare un modello personalizzato, ma come faccio? Impossibile. Se tipo provo a fare una cosa assurda tipo questa. Fuffissimo, non vedo l'ora di vedere il cielo illuminato dal tuo modello.
Preparerò tutto in tempo per l'inizio dello spettacolo, non ti preoccupare. Va bene. Non so cosa ne uscirà da quel fuoco d'artificio lì, perché ovviamente era giusto per provare. Comunque, parliamo col Volpolo. Venghino, venghino, questa è la lotteria di Volpolo. Ogni biglietto vale un bel premio, si vince sempre. Immagino. Allora, le cose sono due. Ho le allucinazioni oppure ho incontrato il mio cugino preferito? Come va, Shadow? Come va? È un po' che non ci si vede. Ma lasciamo perdere le ciance. A te sicuramente interessa di più ciò che ho da offrirti. Vada. È un'offerta limitatissima, come la garanzia. Perciò devi cogliere l'occasione impareggiabile al volo. Esclusivamente durante i fuochi d'artificio voglio darti la possibilità di vincere alla grande. Io la chiamo la lotteria di Volpolo. Ok. Ok. Ah, devo... ok. Interagire con il banchetto. Ogni biglietto costa solo 500 e si vince sempre. Ok. Partecipo. Meraviglioso. Ora metti pure la mano nell'urna e pesca un bel biglietto. Vediamo. Cosa vincerai? Quale premio ti aspetta? Tra poco lo sapremo. Numero 3, uno dei miei preferiti. Ti sei aggiudicato un fuoco d'artificio. Congratulazioni. Va bene. Sei lanciatissimo. Al tuo posto io spenderei altre 500 stelline per una... vai. Ma sì, spegniamo le stelline, ragazzi. Devo capire se si vincono solo fuochi d'artificio oppure no. Ah no, stella filante blu. Bisognerebbe capire quanti premi ci sono. Continua a spendere. Vedo altri premi là nella bancarella, quindi magari. Palloncino verde, ok. Adesso mi stoppo perché voglio vedere tutto. Perfetto. Intanto indossiamo questa, perché io sono ancora con la tuta subacquea. Ok. Un po' cringe, ma va bene. Stella filante blu. Prendi. Ah, che spettacolo. Ma non mi posso muovere però. Ah, posso fare così. Ok. Finita. No. Very sad moment. Palloncino verde, prendi. Yeah. Questo non so se si buca in qualche modo. Comunque speriamo di no. Giusto per festeggiare un pochettino. Cavoli, però non ho un abbigliamento un pochettino più consono, perché... andare in giro vestito così, consono, mi sa che qua, ragazzi, c'è poco, eh. Comunque. Elegant. Vai. Siamo eleganti. Però. Però. Dov'è? Ah, beh. Non posso mettermi l'antenna sopra al vestito... vabbè, pazienza, ok. Fuoco d'artificio. Come faccio a usarlo? Metti via sta cacchio di bacchetta, ok. Lascia. No, che non lo lascio. O c'è un qualcosa per spararli. Oppure serve un oggetto apposito. Non ne ho la minima idea, sinceramente. Comunque devo capire cos'altro si può fare, in effetti. Ho un'idea per i fuochi. No, qua ci sono i modelli. Ok. Ma quando sarebbe l'inizio dello spettacolo? Punto di domanda. Perché non ne parlano. Ok. Va bene. Dovrei anche avere un nuovo inquilino, che non so esattamente. Capre qualcosa era. Ok. Io, ragazzi, sono un po' perplesso perché non capisco cosa devo fare. Partecipiamo qua, ma non credo serva a qualcosa. Palloncino giallo, e va bene. Vedo una girandola ancora, una specie di ventaglio. Sempre che siano i premi che si vincono, eh? Credo di sì, ma...
Stella filante. I fuochi d'artificio non so come si usano. O, ripeto, bisogna trovare qualcosa qua per lanciarli, oppure non si può fare. O si potrà fare dopo. Palloncino blu, ok, abbiamo tutti i palloncini ormai. Io continuo, continuo a pescare, finché non ho finito i soldi almeno. No, ne avrei degli altri, però devo andarli a ritirare. Palloncino rosso. Palloncino rosso ce l'avevamo già, o sbaglio? Io non credo che ti facciano pescare lo stesso premio più di una volta, almeno finché non li abbiamo presi tutti, non lo so. Ah no, infatti sono sempre diversi allora. Sono palloncini di tutti i colori. Chissà se quando si arriva alla fine magari lui ti dice hai già vinto tutti i premi, oppure non ti dice niente. Sparabolle. Oh, questo è bello. Adesso ragazzi vi velocizzo un po' e continuo a prendere tutti i premi per vedere se c'è una fine prima o poi. Perfetto, allora ragazzi, mi sembra che adesso sto continuando a vincere premi che ho già vinto, quindi può significare che sono arrivato alla fine, perché palloncino rosso e palloncino blu li avevo già presi, sempre che, ripeto, non si trovino, non si continuino a trovare doppioni anche se ancora non abbiamo preso tutti i premi. Di solito, quando c'era anche il torneo di pesca e così, quando si scambiavano poi i punti eccetera, ti davano i premi nuovi, cioè non ti davano mai i doppioni almeno finché non arrivate in fondo. Quindi penso che sia così anche stavolta, però potrebbe non esserlo. Intanto qua abbiamo la trombetta di Capodanno, carina, ok, poi la girandola, questa si può anche posizionare. Quindi potrei tipo fare così. Esatto. Ok. Poi. Sparabolle. Prendi. Solo che si può usare solo 5 volte. No, dai. Qui ci sono tutti i palloncini. La stella filante rossa. Questa purtroppo, ragazzi, finisce subito. Però è bello. I fuochi sono molto carini, ma non capisco cosa bisogna aspettare ancora, perché secondo me c'è qualcos'altro. Tanto questo lo piglio, visto che si sa mai. Sacco da 10.000. Va bene, mi sono ripreso i soldi che praticamente ho speso nella lotteria. Allora ragazzi, ho dato una rapida occhiata su internet, così vi do tutte le informazioni del caso e chiudiamo il video. Innanzitutto i fuochi d'artificio finiscono a mezzanotte, perfetto. Poi per utilizzare questi qua si fa così, bisogna lasciarli cadere in terra e premere il tasto A. Molto semplice, sono senz'altro carini. Vabbè, diciamo che questo evento è una cosa in più che c'è appunto ad agosto. Non aggiunge niente di sconvolgente, ma è quantomeno apprezzabile e carina che stiano continuando ad aggiornare il gioco anche con piccole cosucce come questa. Poi per quanto riguarda invece i fuochi d'artificio, quelli personalizzati, io adesso ragazzi ho dato totalmente dei pattern che non sono adatti ai fuochi d'artificio, infatti non c'entrano assolutamente niente, ok? Li ho messi in maniera casuale, quelli che avevo già salvato. Sicuro che su internet girano già i pattern personalizzati per i fuochi d'artificio, quindi magari se vi interessano potete trovarne di veramente molto carini, anche a tema Nintendo, ne ho visti su Mario e quant'altro. Comunque, come si fa per attivare quei fuochi d'artificio personalizzati? Semplicemente vi basta mettere il modello come ho fatto poco fa io e poi aspettare. Esatto, non bisogna fare nient'altro. A quanto pare i nostri fuochi d'artificio personalizzati appariranno casualmente ogni tanto nel cielo. Potrebbe volerci un po'. Io adesso non so se
mettendo tutti i pattern in ogni slot come ho fatto io, aumenta la possibilità di vedere uno dei nostri fuochi nel cielo, oppure non cambia niente, sia che voi ne abbiate uno o 10. In ogni caso, adesso proverò qui ad aspettare un pochettino di tempo, vi velocizzerò il tutto. Non appena vedrò uno dei miei fuochi d'artificio personalizzati, ci fermeremo e appunto basta, finirà il video. Intanto lo lascio qui e vediamo, ragazzi, quanto ci vuole per farlo apparire. Da quel che ho capito, non è proprio velocissimo, potrebbe volerci un po' di tempo. Peccato, magari avrebbero potuto mettere una chance un attimino maggiore di far apparire i nostri fuochi. Però, ok, aspettiamo e vediamo. Ecco, allora, forse questi ultimi, anche questo. Ok, ragazzi, ne ho visti almeno 3, 4, 5. Questi qui sono tutti fuochi. Ah, stanno apparendo tutti in una volta. Benissimo. Ok, chiaramente, ripeto, adesso sono bruttini i miei, perché non sono certamente adatti. Però, se avete fatto caso, erano proprio i pattern che ho messo io. Questa è la tazza di caffè. Comunque, ragazzi, questi erano i fuochi d'artificio personalizzati. Sbizzarritevi magari voi con le vostre creazioni, oppure scaricateli da internet. Cosa molto più semplice, anche se è un problema con questi cavolo di pattern, perché anch'io, per esempio, ormai ho tutti gli slot personalizzati pieni, quindi non saprei più eventualmente dove mettere questi custom pattern. Non credo che con gli aggiornamenti abbiano aumentato, abbiano ampliato qua la sezione dei miei modelli. Io credo proprio di no. No, sono sempre gli stessi. Va bene, ragazzi, allora per questo video è tutto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ripeto, secondo me è un'aggiunta carina, non è che sia una cosa wow, più che altro perché con il primo aggiornamento estivo sicuramente hanno aggiornato di più e quindi ci si aspettava qualcosina di più anche da questo. Invece, rispetto al primo, non aggiunge sostanzialmente niente, se non la possibilità dei sogni, che è decisamente molto comoda per andare a visitare le isole altrui senza che abbia aperto il gate e quant'altro. Va bene, mi raccomando, come sempre, spacciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link utilizzati con i miei social li trovate qua sotto nella descrizione. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Là, guarda là.